qualche centinaio di sedili tolti per fare spazio a chi per muoversi ha bisogno di altri spazi e mezzi. Per un giorno sabato scorso l'aula Paolo VI cambia volto, ma è un giorno speciale. Quella distesa di 350 persone in carrozzina, attorniate da altre 5.000, molte delle quali portano i segni di disabilità più o meno gravi, si accende all'unisono all'ingresso di Papa Francesco. Sono membri di due associazioni, i Silenziosi Operai della Croce e il Centro Volontari della Sofferenza, ma sono figli dello stesso cuore, quello del beato Luigi Novarese, sacerdote piemontese morto 30 anni fa e beatificato l'anno scorso, da tutti conosciuto come l'Apostolo dei Malati. Un uomo, ricorda Papa Francesco, che ha restituito ai malati la dignità di persone e nella Chiesa anche la statura di apostoli. E le diceva sempre: gli ammalati devono sentirsi gli autori del proprio apostolato. Una persona ammalata, disabile, può diventare sostegno e luce per altri sofferenti, trasformando così l'ambiente in cui vive. Con questo carisma, voi siete un dono per la Chiesa. Le vostre sofferenze, come le piaghe di Gesù, da una parte sono scandalo per la fede, ma dall'altra sono verifica della fede, segno che Dio è amore, è fedele, è misericordioso e consolatore. La visione cristiana del dolore, spiega Papa Francesco, sta proprio nel comprendere che Gesù, quando afferma «beati quelli che sono nel pianto», non intende, dice, dichiarare felice una condizione sfavorevole e gravosa della vita. La sofferenza, afferma il Papa, non è un valore in se stessa, ma una realtà che Gesù ci insegna a vivere con l'atteggiamento giusto. Ci sono infatti modi giusti e modi sbagliati di vivere il dolore e la sofferenza. Un atteggiamento sbagliato è quello di vivere il dolore in maniera passiva, lasciandosi andare con inerzia e rassegnandosi. Anche la reazione della ribellione e del rifiuto non è un atteggiamento giusto. Gesù ci insegna a vivere il dolore accettando la realtà della vita con fiducia e speranza, mettendo l'amore di Dio e del prossimo anche nella sofferenza. È l'amore che trasforma ogni cosa. Come la tenerezza e il sorriso che al termine dell'incontro Papa Francesco porta senza fretta fra gli ammalati. Sua consuetudine, vissuta ogni volta come un grande privilegio e che personifica la speranza che all'inizio proprio gli ammalati gli hanno detto di vedere in lui. In tanti si protendono anche i più piccoli, emozionati da un incontro che nemmeno avevano immaginato, e anche i piccolissimi che attraverso la mamma affidano furtivamente a Papa Francesco la preghiera al Dio misericordioso, quella che se accolta potrebbe cambiare una vita.